qui sono stati 2.500.000 euro. Sì, quest'anno anche il quarto premio della Lotteria Italia da noi. Questa è la Matrice Fortunata. Eccola qui. Questa si vede qui. Il numero? Si vede perfettamente. Altavilla Irpina, baciata dalla fortuna della Lotteria Italia. Altavilla Irpina, siamo davanti alla tabaccheria Palladino. Qui sono stati vinti 500.000 euro. Siamo con la signora Maria Rosaria Palladino. Innanzitutto auguri, perché sappiamo che oggi è anche il suo compleanno. Grazie. Ecco la notizia incredibile. Qui sono stati vinti 500.000 euro. Ci ha fatto immensamente piacere, anche se ero incredula ancora una volta, e risero ancora da me. Certo. Non si sa più o meno chi possa essere stato, però so che comunque non sono tante le persone che hanno giocato. Sì, quest'anno abbiamo venduto pochi biglietti, a dir la verità, e immaginiamo, speriamo soprattutto che siano della zona, in quanto essendo periodo zona rossa, turisti non ce ne sono stati, quindi neanche rientri di persone che sono fuori dalla campagna, quindi immaginiamo che siamo qua, Altavilla o limitrofi. Un identikit più o meno l'ha fatto di questa persona? Non riesco, perché non riesco a capire neanche se ho venduto. Si vendono da settembre fino a dicembre, quindi non so se sono state vendute più all'inizio o più alla fine. Perché quelle che hanno comprato più all'inizio sono quelli che per giocare alla trasmissione televisiva per i premi settimanali, gli altri, quelli dell'ultima ora, è solo per il premio finale. Non lo so. Non ho proprio idea. Dobbiamo dire che siete fortunati, perché so che questa non è la prima vincita, questi sono stati vinti molti soldi, voglio dire, no? È in passato. Sì, infatti, perciò ero incredula. Siete fortunati perché un biglietto addirittura di 5 milioni di euro nel 2013. 2013. E poi nel 2016 ancora un altro vittorio. 2016 sono state un po' le quaderne qua che... Cioè, lei è fortunatissima, veramente, noi vorremmo rimanere... 2019 500.000 euro invece per un altro gratta e vinci, da 5 euro. Qual è il segreto, la fortuna della famiglia Palladino? Vorrei saperlo anch'io, avrei preso io volentieri. Speriamo che comunque il vincitore farà un regalino. Vogliamo lanciare un messaggio al vincitore, diciamo, ricordatevi anche della signora Palladino, della famiglia Palladino, voglio dire, oggi è anche il suo compleanno, che vogliamo dire? Voglio dire solo che speriamo che questi soldi ne abbia bisogno, ne faccia buon uso, soprattutto faccia un po' di beneficenza, e poi che se li goda. Speriamo che finisca questo lockdown, così se li goda al meglio. State aspettando? Io sto aspettando a finire. Ah no, pensavo che dovesse ritirare il premio milionario. No. Ma se io vinceva, questo era, io ero dietro la porta di mia figlia, io scappavo di qua. Scappava via. Mamma mia. Buongiorno, salvo l'informazione, tra di voi c'è il vincitore dei 500.000 euro? Tutti i vincitori. Avete giocato insieme, tutti quanti? Siamo una ventina. Fa solo piacere, chi ha vinto? Io me l'hanno detto, quindi non so proprio niente. Non sapete niente. Ma quello dicono sempre tutti così. No, 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 non è vero. Speriamo che è uno del posto che ha bisogno. Ma con il tempo si può vedere, ecco, al limite. Certo. Che vita fa questo signore prima e che vita fa adesso? Ma se lei dicesse 500.000 euro, che cosa farebbe? La prima cosa? La prima cosa non venivo a aprire stamattina. Ah, la prima cosa? E spadriava. Chiedo scusa, lei è il vincitore dei 500.000 euro, no? Ci hanno detto che... Tengo anche i soldi per un caffè. Dica la verità, è lei il vincitore? Sì, ma che te lo ammette? Come? Ma ammette, un levo pure. Lo levato soprattutto. Chissà, non sa più o meno chi può essere stato, noi stiamo cercando. Ma il problema sai qual è? Io volessi fare un 5, però siccome non ho 6, siccome non gioco proprio. Vedete. Voi non siete un ardito, voi non provate la fortuna. Sono sfortunato. Se avessi vinto lei, cosa avrebbe fatto? La prima cosa? 200.000 euro alle mie figlie. Ecco. E basta, io a me sto bene come sto. Io sono ricco già dalla nascita. Oh. La ricchezza non è quella materiale? La mia ricchezza è che c'è una bella famiglia. Che bello, vedi? Sono grazie a Dio, perciò non mi manca niente. Perfetto. Però non è lei? No, purtroppo no. Se fossi stato io l'avrei detto e me ne sarei andato. Stiamo cercando il vincitore dei 500.000 euro. Mi hanno detto che forse, signora, è stata lei a vincere questi soldi. Forse l'ha vinta qua. Ah, qui dentro? Sì, mi hanno comprato di più loro. Quindi non è stata lei, signora? No, qua l'hanno vinta. Ma se ne avessi vinti lei, cosa avrebbe fatto, signora, con questi soldi, con questi 500.000 euro? Quello che facevano tutti, a meno che non andavo in euforia. Spese pazze, signora. Spese pazze. Come si chiama, signora, lei? Io? Rossi Lucia.
La signora Lucia, signora, noi stiamo cercando chi ha vinto i 500.000 euro. Io non lo so. Non lo sapete voi? No, forse ti che stavo via di là, sono sfortunato. Signora, ma voi da là sopra, diteci la verità, avete visto qualcuno che magari andava a giocare alla tabaccheria che potrebbe aver visto? E là ce ne vanno tanto. Qualcuno so... Subito ci va con che d'acciuga. Voi non sapete? Se guardo pure la casa qui, il logo e... Pure la casa mi giocava. Mi guasto tutto, guardate, non giù. Lanciamo un messaggio al vincitore di... Si può alzare qui. E chi ne già si è arricchito, signor? Perché veramente che uno non sa fare chi sa botte e chi niente, perché mi si incende lì. Questa anche non se ne vede le pelle, questa pure che non viene, c'è il suo papà, tanto so. Scarme tutti i morti, dico, ma come vede se è fatto qualcosa, e se ne vedesse bene. La prima cosa è quella. La signora, grazie, un bacione, grazie. Arrivederci. Mi dai che 71 anni, anzi. Complimenti, signore, un bacio. Stiamo cercando il vincitore dei 500.000 euro. Ma mi hanno detto che è lei. È lei? No, Stevo qua, stevo. chi si fa scuola? Certamente. Stiamo cercando il vincitore. Abbiamo trovato. E allora auguri. Cosa farà con questi soldi? Allora cosa faccio? Fa una cassa dei bar, poi mi sono sta subito la finanza pronta, quindi complicata, sono tecnica. Chiudiamo questa intervista nella tabaccheria più fortunata di Irpine. Torneremo magari, verremo a giocare pure noi perché non si sa mai. Mi conviene venire a giocare a questo punto più che fare interviste. Forse è meglio. Grazie a tutti, arrivederci dalla tabaccheria Palladino. Arrivederci, grazie a voi.